Prima in Italia, la Calabria fa partire il progetto pilota per l'individuazione precoce, la presa in carico degli alunni con disturbi specifici di apprendimento negli istituti scolastici della regione. All'incontro con la stampa il presidente della regione Roberto Occhiuto, il vicepresidente Giusy Princi, il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antonella Iunti. L'obiettivo è quello di rispondere in modo adeguato ai bisogni degli studenti con disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, mediante l'individuazione precoce dei disturbi e il potenziamento dei servizi territoriali preposti alla diagnosi e alla certificazione. Sono dei numeri significativi che intanto su scala nazionale coinvolgono tutta la popolazione scolastica in età evolutiva e una percentuale compresa tra il 4 e il 5,5%. In Calabria dei numeri importantissimi e significativi, 12.000 ragazzi affetti da questo disturbo, di cui soltanto 3.600 sono in possesso di certificazione. Quindi è una rivoluzione che il Presidente Occhiuto ha fortemente voluto da subito, perché riuscirà a dotare tutti i distretti sanitari di equip multidisciplinari costituite da uno psicologo, neuropsichiatra infantile, assistente sociale e logopedista, che supporteranno le istituzioni scolastiche, quindi su richiesta delle scuole e previo consenso informato delle famiglie, interverranno nelle scuole e garantiranno tanto la diagnosi, la certificazione e l'accompagnamento rispetto alla redazione del piano didattico personalizzato. Non solo, parallelamente si sta lavorando affinché vengano accreditate le strutture per una presa in carico totale degli studenti anche rispetto alla fase della riabilitazione. È l'unico progetto in Italia che in tal senso viene strutturato proprio dedicando queste equip dedicate proprio alle istituzioni scolastiche.